L'Alma Juventus Fano supera 2-0 un ostico tolentino arrivato al Mancini con la chiara intenzione di fare punti, sbloccando il risultato a 20 minuti dal termine grazie alle reti di Broso sul rigore di Severini, dopo una partita condizionata dalle condizioni del campo pesantemente allentato dalla pioggia che ha imperversato per buona parte della gara. Nell'undici iniziale Mosconi deve fare a meno di Capezzani in mistura, mentre il tecnico Cremisi Zannini è costretto a rinunciare a Zeetti, dirige Cevenini di Siena. Le due formazioni si mostrano subito grintose e determinate fin dal calcio d'inizio. Dopo un paio di iniziative ospiti è l'Alma a creare il primo pericolo al quarto. Nappello controlla perfettamente un rilancio di Bonacchi, ma viene chiuso al momento del tiro. Sul corner seguente Broso trova il modo di correggere alle spalle di Gagliardini, ma Cevenini annulla per una posizione irregolare dell'attaccante Granata. Le due formazioni si contendono il predominio territoriale nella zona nevralgica del campo, con il gioco che risulta molto spezzettato per i tanti duelli. Al diciottesimo l'Alma reclama per un mano in area di Nagy dopo un rimpallo, ma Cevenini è lì vicino e lascia proseguire. Sul campo ridotto ad un acquitrino le due formazioni faticano a creare occasioni da gol e al 36esimo l'Alma prova a sfruttare la velocità di Niang che, ben lanciato da Broso, scatta puntuale ma conclude male di destro. Poi la prima frazione si chiude senza altre emozioni. Nella ripresa il Tolentino parte subito aggressivo e dopo una conclusione di Marcelli che al primo giro in lancetti costringe Bizzini a bloccare a terra, va vicinissima al vantaggio al terzo sugli sviluppi di una punizione in piena area. Massarotti trova lo spazio per la deviazione col destro colpendo il palo, poi l'azione prosegue ma Vitiello non riesce a trovare la porta. Il Tolentino ci crede e insiste, andando ancora vicino al gol al 13esimo su azione d'angolo, ma Bizzini sventa con un gran riflesso sulla deviazione dal mucchio indirizzata verso l'angolo basso. La palla poi finisce a Rozzi che non trova lo spazio per il tiro. Mosconi capisce che deve correggere qualcosa e opera in rapida successione un doppio cambio che permette ai suoi di ritrovare l'equilibrio giusto in mezzo al campo. Come nella prima frazione, le due squadre non si risparmiano nella battaglia sul campo ormai ridotto ad un pantano e a decidere la gara serve l'errore della retroguardia Cremisi che su un pallone innocuo rilanciato in avanti dai padroni di casa al 27esimo lasciano strada libera a Broso che non si fa pregare e si avventa sulla sfera in area anticipando Gagliardini e terminando a terra poi sull'intervento successivo di Nagy. Cevenini non esita un istante a comandare la massima punizione con il centrale Cremisi che, già ammonito, finisce anzitempo sotto la doccia. Dagli 11 metri, Broso calcia forte centrale spiazzando Gagliardini per l'1-0. Il Tolentino cerca subito di reagire ma resta addirittura in 9 a un quarto d'ora dal 90esimo quando Stefoni, anche lui già ammonito, entra duro su Broso al limite dell'area. Sulla punizione successiva, Severini raccoglie la respinta della barriera Cremisi e con un sinistro forte e preciso infila l'angolo di Gagliardini per il 2-0. La gara in pratica si chiude qui con la formazione ospite che con due uomini in meno non ha più le forze per riaprire il match, mentre l'Alma può amministrare con tranquillità riuscendo anche a creare i presupposti per la terza rete in un paio di circostanze, ma la punizione sarebbe stata davvero troppo severa per la formazione Cremisi. Al termine della gara i due tecnici commentano così il risultato. Prima di tutto bisogna fare i complimenti a Tolentino che ha fatto una buona gara, hanno approcciato sia il primo tempo che il secondo tempo meglio di noi. Noi secondo me la gara l'abbiamo vinta con i cambi, che chi è entrato ci ha dato qualcosa di importante, è bello quando uno c'ha i cambi a disposizione, però è stata una partita così bella da guerrieri, era una partita difficile, ma il Tolentino si aveva poco da rammaricarsi perché l'hanno interpretata bene. Poi l'episodio ha girato a nostro favore e dopo la partita si è ingannata bene, abbiamo fatto 1-2 importante. È così, bisogna continuare, bisogna pensare già alla prossima, però penso che se giochiamo con questi principi, con questa determinazione, possiamo andare avanti, però non bisogna mollare. Io farei allenare pure lunedì, però non si può, l'abbiamo fatto già allenare una volta. Se continua così con questi principi e con questa determinazione andiamo avanti. Comunque penso sia stata una bella partita, anche alla fine su un campo impossibile, è stata una bella lotta. Vittoria fuori in casa, adesso pensiamo a Trastevere, ma il Fano secondo me, il periodo negativo che abbiamo passato, tra virgolette, era anche logico, no? Noi quando giocavamo tutti abbiamo sempre fatto bene, quando ci è mancato qualcuno abbiamo un attimino sofferto, però quello fa parte del calcio, il periodo negativo può ritornare fuori. Penso che 70 minuti abbiamo retto contro un Fano che la domenica prima aveva fatto un'impresa al Giorpineto, quindi la squadra del Fano
annovera giocatori importanti. Noi, per quanto riguarda i nostri giovani di Tolentino, più il gruppo che ci abbiamo inserito, penso che ha fatto una partita fino al 70° decorosa. Poi abbiamo mollato, tra virgolette, sotto anche l'imperversare di queste decisioni arbitrali che ci sono state. E quindi, c'è poco da rimproverarsi. No, io ai miei ragazzi dico solo stare a testa alta, perché martedì si riparte forte e noi dobbiamo cercare a tutti i costi questo percorso, che sarà duro e lungo e impervio, e la salvezza. Noi cerchiamo in tutte le maniere la salvezza, col lavoro, da campo, stando compatti, uniti, e già pensiamo alla partita prossima, la Matese, che ci sarà da lavorare duro, perché manca tutti e tre i centrali difensivi praticamente, speriamo di recuperarli.